L'impressionismo e la sua interpretazione sono sbarcati in Scozia grazie all'intervento di due principali gruppi di artisti, i Glasgow Boys e i coloristi scozzesi. I Glasgow Boys sono stati un gruppo di artisti scozzesi che si sono distinti in opposizione alla pittura vittoriana e in reazione all'ingrigirsi del mondo in preda al folle processo di industrializzazione. Hanno osservato e preso spunto dalla tradizione dell'impressionismo e del realismo francese e tra il 1890 e il 1910 ci hanno regalato opere di notevole fascino, in cui la natura è spesso la protagonista e la varietà cromatica è propria della Scozia. I loro soggetti pittorici erano per lo più scene rurali e prosaiche ambientate nell'area di Glasgow. Erano tutti accomunati dalla passione per il realismo e il naturalismo e condividevano un marcato disgusto per l'arte di Edimburgo, che consideravano oppressiva. Le loro tele, realizzate all'aperto, erano molto curate sin nei minimi dettagli e suggerivano un senso di dinamismo. Invece i coloristi scozzesi furono un gruppo pittorico scozzese composto da Francis Cadell, John Duncan Ferguson, Leslie Hunter e Samuel Peeple. Sebbene il loro stile post-impressionista non sia sempre stato riconosciuto universalmente, esso esercitò un'influenza sensibile sull'arte e la cultura contemporanea scozzese. I coloristi scozzesi combinarono la loro formazione francese e lo stile forte e vibrante di impressionisti e favisti francesi come Monet, Matisse e Cézanne con le tradizioni pittoriche della Scozia. Sebbene i loro soggetti fossero ritenuti conservatori rispetto alle loro controparti francesi dal momento che gran parte di essi consisteva in paesaggi isolani, interni di Edimburgo e altri soggetti di tendenza, il loro stile era sicuro e vibrante. Sono stati descritti come i primi artisti scozzesi moderni e certamente grazie a loro il post-impressionismo riuscì a raggiungere la Scozia. Nonostante la diversità dei loro lavori e le loro carriere indipendenti, sono adesso riconosciuti come un movimento preciso all'interno della storia dell'arte e la loro influenza è ancora presente nei dipinti odierni. Tra i coloristi scozzesi ricordiamo maggiormente George Leslie Hunter, meglio conosciuto come Leslie Hunter, considerato come il più individualista e il più autodistruttivo del gruppo. Nato George Hunter, adotterà il nome Leslie durante il suo futuro soggiorno a San Francisco, mostrò un'attitudine al disegno sin dalla tenera età. Studiò principalmente da autodidatta, ricevendo solo lezioni di pittura da un conoscente di famiglia. Quindicenne andò a studiare negli Stati Uniti, principalmente in California, e vi rimase per 15 anni. Tornò poi in Scozia dedicandosi al disegno e alla pittura, ma viaggiò molto in Europa, soggiornando specialmente nel sud della Francia, ma anche nei Paesi Bassi e in Italia. Abbracciò impressionismo e post-impressionismo francesi con un fervore che superò qualsiasi suo collega pittore scozzese e morì ancora lottando per trovare uno stile che esprimesse interamente lui o le sue ambizioni. I dipinti di Hunter furono acclamati per il loro trattamento della luce e divennero popolari fra i critici più progressisti del suo tempo. Oggi le sue tele sono fra le più note dell'arte scozzese. Hunter si concentrò nella maggior parte della sua vita in paesaggi e nature morte. Le sue nature morte raffiguranti frutta sono particolarmente distintive, ma dipinse anche una certa varietà di paesaggi, soprattutto scozzesi e francesi. Nei suoi primi dipinti Hunter era influenzato da Cézanne nel produrre paesaggi domestici. In seguito, accomunandosi con gli altri membri del coloristi scozzesi, seguì l'operato di artisti contemporanei francesi come Manet e Matisse e i suoi dipinti iniziarono ad essere caratterizzati da un più energico uso di colori. Hunter era interessato a catturare nelle sue opere soprattutto l'effetto della luce e in modo ripetitivo dipinse lo stesso oggetto o luogo in diverse condizioni luminose. Il suo stile pittorico fu influenzato dalla corrente francese dell'avant-garde e soprattutto nei suoi ultimi lavori è descritto dai critici d'arte come aperto e libero. Ciò che rende Hunter così avvincente è l'impegno totale dell'artista per l'apprendimento e lo sviluppo delle lezioni dell'arte che stava esplodendo sul continente in quel momento. Ha iniziato come illustratore a San Francisco, dove il suo studio e la maggior parte del suo lavoro sono stati distrutti dal terremoto del 1906 mentre stava preparando la sua prima mostra personale dopo un lungo periodo di 2 anni in Gran Bretagna e Francia. Gli schizzi sopravvissuti della Chinatown e dei pescatori della città hanno un tocco leggero e un occhio acuto. Ritornato in Scozia, determinato a ricominciare da capo, si lanciò nell'arte europea, vecchia e nuova, con entusiasmo. Il suo genere prescelto era la natura morta, genere che non si conformava con il gusto del periodo. Per gli impressionisti, tuttavia, fu una gradita strada di sperimentazione. Manet ha dipinto una serie di studi sublimi sui fiori, quando la malattia ha reso impossibili le opere più grandi. Renoir ha descritto la natura morta sia più semplice rispetto ai modelli presi in considerazione, sia molto più aperta all'avventura a colori. Hunter prese spunto da questi artisti. Mentre le sue scene di spiaggia e di strada erano spesso troppo legate all'apprendistato da illustratore per essere veramente individuali, con la sua natura morta ha esplorato il colore. Prendendo il nero di Manet e dei maestri di natura e morte olandesi, mise vasi e frutti di straordinaria vivacità su un semplice
sfondo scuro, fino a quando non ha affrontato Cézanne, come tanti artisti del suo tempo, e ha deciso di utilizzare il colore come forma e ha smontato i piani come prospettiva. Il pennello viene liberato, i colori si illuminano e la prospettiva viene semplificata. Ci sono alcuni deliziosi schizzi di vari cottage e case a Fife, mentre i panorami di Venezia sono abili ma poco ispirati. In seguito ha scoperto Matisse. Come Hunter, Matisse aveva approfondito Cézanne per capire come stesse affrontando l'arte. Lo aveva poi ripreso con il colore e una rappresentazione radicale dello spazio. Hunter doveva fare lo stesso, sostituire gli sfondi scuri con le ricche trame dei tessuti così amati da Matisse e rendere i suoi colori sempre più vividi e contrastanti. Le nature morte che ha dipinto negli anni 20 sono gioiose, i paesaggi si sono evoluti con una freschezza completamente nuova, mentre Hunter si trasferiva a vivere in Provenza, prima che la malattia lo costringesse a tornare in Scozia e lo avvicinasse a una morte relativamente precoce all'età di 54 anni nel 1931.